Catania, così li commentiamo assieme. Cos'è cambiato dopo l'ennesimo turno di campionato? Allora, sono due innanzitutto i gol consecutivi di Schaudone nelle ultime due gare giocate da lui, come si può vedere in questa schermata. 48 i punti in campionato per il Catania, 37 quelli conquistati dentro le mura amiche del Massimino, 40 invece sono i gol fatti in casa, il miglior attacco casalingo della Serie B, 18 quelli subiti gli ultimi 15 minuti, negli ultimi 15 minuti il 32% delle reti totale. Invece i gol subiti regalano al Catania la seconda peggior difesa casalinga e sono diventati 10 i punti nelle ultime 5 gare, quindi si abbassa un po' la media punti di Dario Marcolini nell'ultimo periodo. Sì, 1,5 la media di Dario Marcolini dell'ultimo periodo. Abbiamo dato all'inizio della trasmissione, cioè quello tra il primo e il secondo tempo, andando a vedere anche quello che è successo, no, Francesco, nella gara con Livorno, è emblematico, perché questo Catania nella ripresa crolla quasi verticalmente, perché come vediamo in questa schermata, se le partite a tiro durassero 45 minuti, il Catania sarebbe lì quasi a un passo dalla promozione diretta, quasi senza passare dai playoff. 56 i punti nei primi tempi, nella classifica generale appunto dei primi tempi, mentre il crollo vertiginoso di 10 punti, il Catania arriva quasi in zona playoff a 46 punti, una dilapidazione di 10 punti. Daniele Loporto, fa specie vedere queste due classifiche. Cambiare il regolamento e omologare i risultati al primo, alla fine del primo tempo, abbiamo risolto il problema. Questo penso sia la soluzione più fattibile. Però, più utile anche per me l'humor british del collega Loporto è sempre straordinario.